Ciao ragazzi! Ciao, ciao amici, siamo Matt e Bise. Matt e Bise. Allora, siamo qui per presentare questo fantastico libro, facciamolo vedere. Mi raccontate un po' la genesi, vabbè, si capisce anche dalla foto di copertina, però cosa troveremo in questo libro? In questo libro troveremo Matt, Bise e mamma Bise. Mamma Bise è il nostro... è il nostro guru. Senza mamma Bise niente sarebbe possibile. Praticamente questo è un piccolo manuale su come affrontare la lingua inglese in un paese straniero, ma non essendo dei grandi maestri della lingua inglese. Questo è un, video, è un libro su come sopravvivere, alle basi, come andare a mangiare, come prendere la metropolitana, sapere quanto costa, come si dice quello, come si fa quell'altro, esatto. Dove ti trovi, New York? Diciamo che noi andiamo in giro per New York cercando di cavarcela con il nostro inglese e nei momenti di difficoltà arriva mamma Bise, che mamma Bise non è Bise, è mamma, è un'altra persona. Due entità completamente separate. Se volete la prossima volta facciamo venire. E abbiamo scelto New York perché New York è probabilmente una delle città nostre preferite, siamo stati più di una volta, ci siamo innamorati, e dovevamo decidere dove ambientare il libro d'inglese, non abbiamo voluto ambientarlo a Londra. Perché tutti i libri scolastici, sì, il Pullman a Londra, cioè abbiamo detto facciamo New York, ci siamo già stati. Esatto, anche perché poi c'è la paura di vedere questo furgoncino londinese rosso e associarlo alla scuola e quindi non volevamo associare... Che sembrasse troppo scolastico, esatto. Ma comunque che dentro... E quindi abbiamo scelto la migliore, cioè, New York. Dentro finisce così, un libro in inglese, facciamo vedere che c'è pazzesco. Ci sono i verbi regolari, insomma c'è un bel po' di grammatica. Esatto, quando devi fare la verifica dei verbi regolari che fai così... Sta dicendo che potete studiare. Certo. Allora, qui partiamo dal presupposto che comunque è un'esperienza, diciamo, autobiografica, perché voi siete stati a New York e come ve la siete cavata, diciamo così, se raccontiamo un po'. Ce la siamo cavata. Nel senso che siamo andati in giro e appunto non sapevamo affrontare, cioè sapevamo affrontare quel giusto, esatto, per vivere, invece l'obiettivo insieme a mamma Bise era riuscire anche a divertirsi e riuscire a capire dove si trovava una discoteca, barra dove si trovava un bar, barra dove si trovava qualsiasi cosa. Noi non sapevamo niente. Esatto. E questo, tu puoi andare in un territorio straniero dove si parla la lingua inglese e sei tutto, sei qualsiasi, esatto, cosa. Quindi, diciamo, non impari proprio l'inglese a livello che dici so tutto di inglese, sì, però diciamo un inglese base che e poi è simpatico, servire, anche perché comunque vengono citati tutti i posti più importanti di New York, mm-hmm, le curiosità, certo, c'è storici, insomma, abbiamo messo un po' di tutto in questo libro. Okay, anche l'amore. Ecco, parliamo dell'amore che c'è dentro l'amore questo. C'è tantissimo amore dentro questo libro. C'è l'amore per gli Stati Uniti, c'è, sì, l'amore tra di noi, l'amore della lingua inglese anche se non la conosciamo. L'amore per tua madre. Esatto, cioè che questa madre, no, quella vera, la salutiamo carissima. Ok, mi fate un esempio di quello che troveremo in questo libro. Cioè, raccontatemi voi un aneddoto in cui ve la siete cavata a New York e che ritroviamo. Ce la siamo cavata o non ce la siamo cavata? Sì, adesso te lo faccio. Sì. Cioè, se ce n'è uno e uno, facciamo uno e uno. Uno in cui ve la siete cavata e uno in cui no. Volevo dammi un attimo che ci sia qualcosa di simpatico. Esatto. Legata allora all'inglese o... Che succede? Niente, una cosa mia personale. Ok. Allora, sicuramente appena siamo arrivati all'aeroporto di New York non sapevamo come chiamare un taxi. E qua c'è scritto come fare. Non sapevamo come utilizzare la moneta, visto che avevamo gli euro, quindi dovevamo cambiare gli euro. E ci sono le question words. Perché, che cosa, chi, quando, dove. Le cose principali, present continuous, present simple, le basi. Siamo per andati affrontare. Siamo andati a fare una corsetta a Central Park e io mi stavo correndo, no? Pensavo ci fosse una bella ragazza, perché comunque, volevo anche volevo trovare l'amore, no? Il problema è che questa si gira, poi era un uomo. Esatto. Non che sia un problema, però io pensavo fosse una donna. Una passeggiatina a Wall Street, abbiamo deciso di provare per un giorno a diventare degli uomini finanziari, esatto, ma con scarso successo. Non è spoiler, diciamo che per ora stiamo cercando di, cioè, siamo buttati sull'inglese ancora, poi la finanza, quella in un realtà passo il prossimo libro sarà mamma ci siamo persi a Shanghai, esatto, mamma ci buttiamo in borsa e quindi questo ci sta. Va bene, invece diciamo la sfida più difficile, ecco, che troveremo in questo libro, secondo voi, qual è la parte ma più complicata? La sfida più difficile in questo libro? Beh, essere sopravvissuti, penso sia... Cioè, siamo sopravvissuti comunque. Cioè, non è che siamo partiti dicendo, secondo te,
ci siamo arrivati fino alla fine, siamo tornati a casa, sani e salvi. La sfida di questo libro è aver realizzato qualcosa di bello, scherzi a parte. Ah, sì, certo. Perché è dall'inizio che volevamo realizzare esattamente quello che abbiamo in mano. Diciamo che molto spesso inizi un progetto pensando di fare una cosa, poi la realizzi, ti accontenti, ti piace, ma non era quello che volevi. Invece noi volevamo proprio fare questo. Anche perché noi partiamo essendo youtuber e quindi la maggior parte dei libri youtuber sono il libro dello youtuber in generale. Noi avendone fatti già due, in questo volevamo dare proprio qualcosa in più. Anche per i genitori che vanno a comprare il libro, suo figlio manda: ah, voglio comprare il libro di Pinco Pallo. Questo qui comunque il figlio, mentre lo legge, si diverte, può veramente imparare qualcosa. La sfida più grande è non far pensare che sia un libro... senso di maturità, perché comunque abbiamo 25 anni. Sia un libro leggero, perché siamo stati etichettati come youtuber, veniamo dal web, veniamo da lì, e quindi automaticamente youtuber è uguale contenuto leggero, giusto, è fatto per vendere. In realtà non è così, anche perché se uno vuole libro, può non essere così. Il nostro terzo libro ci cerchiamo sempre di migliorare, quindi siamo soddisfatti, compratelo raga, cioè, una volta che abbiamo fatto una cosa buona, è la prima volta che facciamo una cosa veramente buona nella vita. Siamo sinceri, cioè questa è una cosa buona, proprio positiva. Cioè se non lo prendi, cioè, il pass simple, cioè pazzesco.